Autorità, illustri ospiti, cari colleghi, carissimi studenti, signore e signori, è con viva soddisfazione che mi accingo ad introdurre questa cerimonia di conferimento della laurea honoris causa di scienze economiche aziendali, mercati e intermediari finanziari al dottor Pierluigi Ciocca. Oggi possiamo finalmente consegnarla all'illustre ospite, confermando una tradizione accademica che il nostro Ateneo ha voluto riservare a personalità che si sono particolarmente distinte nell'ambito di importanti attività scientifiche, culturali e professionali. Mi fa piacere inoltre sottolineare che questa laurea honoris causa è la prima ad essere conferita dopo la riforma dell'Ateneo che ha visto il passaggio di testimone, in questo caso, dalle facoltà ai nuovi dipartimenti. È il Dipartimento di Economia e Diritto, che succede alla Facoltà di Economia, ad aprire una strada che certamente saprà essere all'altezza della precedente. E io credo che non si potesse iniziare in un modo migliore di questo. Pierluigi Ciocca, infatti, è uno dei protagonisti della cultura dell'economia e della banca degli ultimi decenni. La sua ricca formazione può forse aiutare a comprendere quello che è stato un leitmotiv della sua vita, ovvero saper legare in maniera integrata ed equilibrata ruoli professionali di grande prestigio e responsabilità, a cominciare naturalmente da quelli ricoperti per 40 anni in Banca d'Italia, alla dimensione dello studioso che si muove a proprio agio nella trama complessa della storia economica, della storia del pensiero economico, nonché della più sofisticata proposta teorica in materia di banca, moneta, sistemi finanziari. Della sua formazione mi piace ricordare allora il suo avviamento alla ricerca presso l'Istituto per gli Studi e le Ricerche Economiche della Sapienza di Roma, la Fondazione Einaudi e il Balliol College dell'Università di Oxford. In questi luoghi il giovane laureato in Scienza delle Finanze ha certamente messo a frutto la sua intelligenza grazie all'incontro con autorevoli studiosi e protagonisti della sfera pubblica, da Piero Sraffa a Federico Caffè, da Francesco Forte a Ciro Lombardini, da Paolo Silos Labini a Luigi Spaventa, da John X a Robert Sowell, per ricordarne solo alcuni. L'ingresso in Banca d'Italia, fecondo vivaio intellettuale e professionale che tanto ha dato al nostro Paese, appare quindi una first choice, fortemente alimentata da quello stile rigoroso e da quella forte visione culturale delle cose che aiutano a comprendere meglio il percorso compiuto dal nostro ospite. Nei suoi 40 anni in Banca d'Italia, Ciocca ha ricoperto, come si diceva, incarichi di crescente responsabilità sino alla vice direzione generale e al tempo stesso ha saputo offrire un contributo originale alla ricerca economica, sempre consapevole, per esempio, della sua dimensione giuridica, allo sviluppo di strumenti operativi per la politica monetaria e il sistema finanziario italiano, all'implementazione delle politiche europee di cooperazione internazionale. Non è possibile qui solo tentare di ricordare i tanti e prestigiosi incarichi di Pierluigi Ciocca nell'ambito della sua funzione, nelle istituzioni economico-finanziarie italiane e nelle più importanti sedi internazionali, dalla Banca Centrale Europea all'OCSE, sino ai gruppi di lavoro nel contesto dei G7 e G10. Membro delle più importanti società scientifiche e fondazioni, socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, direttore o componente del board di alcune delle più importanti riviste scientifiche nel campo dell'economia, si è distinto anche come docente universitario pubblicista, acuto e autorevole. Mi si permetta di ricordare quello che, nell'insieme del suo cursus honorum, può essere considerato forse un profilo minore, ma penso sia cosa gradita ricordare qui la sua presenza attiva nella nostra università nell'anno accademico 1971-72, come docente di storia delle dottrine economiche nella facoltà di lettere e filosofia, negli stessi anni dell'insegnamento maceratese di storici di vaglia come Alberto Caracciolo e Raffaele Romanelli. Pierluigi Ciocca, nella sua duplice qualità di banchiere centrale e di studioso, ha dato un cospicuo contributo allo sviluppo della scienza economica. Lo testimoniano le sue ricerche in materia di banca, di moneta, di finanza, industria, lavoro. Ne sono una componente essenziale, direi costitutiva del suo essere economista, i suoi fondamentali studi di storia economica e del pensiero economico. Come nel ricordare nella sua vasta internazionale produzione, per esempio la storia economica d'Italia, curata con Gianni Toneolo,
o ancora Roots of the Italian School of Economics and Finance, pubblicato da Palgrave Macmillan, opera monumentale che presto è diventata un vero punto di riferimento. O ancora lavori come L'economia mondiale nel Novecento, Le vie della storia nell'economia, Il tempo dell'economia, strutture, fatti, interpreti del Novecento, ricchi per sempre una storia economica d'Italia. Questa sottolineatura, questa evidenziazione del ciocca storico dell'economia e del pensiero non è dettata solo dalla predilezione professionale di chi vi parla. Mi pare di poter dire che la precomprensione della storicità del fatto economico, che sia il mercato, quello che chiamiamo il capitalismo o altri cosiddetti sistemi alternativi, è un dato essenziale che mette al centro l'economia come complessa costruzione sociale, opera sempre dell'uomo in società. L'economia non è, come talvolta si rischia di percepire, specie in tempo di crisi, autopoietica. La mano invisibile, l'ordine ontologico non prescindono dalle grandi macchine della società, a cominciare dal sovrano, lo Stato, e dall'ordinamento giuridico dell'economia. Nell'opera di Pierluigi Ciocca, economista civile, sempre attento alla complessità del dato economico, emerge una visione nella quale gli obiettivi per conseguire un ordine economico più giusto, equo, stabile, che molto deve, direbbe Luigi Einaudi, ai fattori morali, non economici, sono il risultato di un impegno coordinato. Il diritto, le istituzioni, la politica, la cultura devono essere visti nello stesso quadro delle variabili economiche, dando vita a politiche capaci davvero di agire più in profondità sulle asimmetrie e sui ritardi. Basta leggere la pubblicistica di Ciocca degli ultimi anni, almeno dall'avvio della crisi nel 2009, per avere un saggio della sua lucidità intellettuale di fronte ad un paese, il nostro, che si trova a vivere, per fattori anzitutto endogeni, morali, potremmo tornare a dire, una condizione di grande stress. Le ricette non potranno essere miracolistico improvvisate né unidirezionali. E semmai come oggi occorre una vera e propria rifondazione economica, essa non potrà arrivare che da scelte chiare, perseguite nel tempo attraverso un mix di politiche economiche che dovrebbero al contempo promuovere la produttività, sostenere la domanda, ridurre fortemente il debito pubblico. Solo il perseguimento di questi obiettivi comuni potrà ridare un orizzonte di crescita e di fiducia all'Italia. Per Luigi Ciocca, nel suo esemplare percorso di banchiere e di studioso, ci dice che ce la possiamo fare, ma solo a patto di vivere l'oggi guardando veramente al futuro. Anche per questo noi lo vogliamo onorare questa sera con la consegna della laurea honoris causa. Grazie. Vorrei leggere tra i vari messaggi che ho ricevuto di felicitazioni per questa iniziativa e per la consegna della laurea honoris causa a dottor Ciocca, quello che ho ricevuto dal governatore della Banca d'Italia, il dottor Ignazio Visco. Mi rincresce, dice il governatore, di non riuscire a partecipare a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti. Sono comunque lieto di apprendere del prestigioso riconoscimento da parte dell'Università di Macerata, considerato il lungo e profondo legame professionale e umano che unisce la Banca d'Italia e me stesso al dottor Ciocca, che della banca è stato dal 1969 al 2006 economista dirigente e per 12 anni vice direttore generale. Per Luigi Ciocca ha unito nella sua vita professionale dottrina ed esperienza di politica economica alla luce di una profonda conoscenza della storia dell'economia e delle istituzioni. Ha offerto a 5 governatori della Banca d'Italia il contributo dei suoi consigli. Ha servito il Paese con dedizione. Sotto la sua ispirazione, la sua guida, si è iniziato in banca lo studio del rapporto fra diritto ed economia, tema tuttora centrale in Italia. La laurea honoris causa in economia dei mercati e degli intermediari finanziari testimonia l'importante apporto di Pierluigi Ciocca all'analisi di questa complessa disciplina. Questo è il messaggio. Bene, ora seguendo un rito consolidato del cerimoniale con cui noi conferiamo le lauree honoris causa,
Cedo la parola al professor Mauro Marconi del Dipartimento di Economia e Diritto, che pronuncerà la tradizionale laudatio. Subito dopo il professor Giulio Salerno, direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, darà lettura della motivazione con la quale il Consiglio di Facoltà di Economia ha deliberato unanimemente di attribuire appunto la laurea honoris causa al professor Pierluigi Ciocca. La parola dunque al professor Mauro Marconi. Grazie. Autorità, rettore magnifico, amico, amici ed amici carissime, non vi nascondo l'emozione con cui mi appresto a presentarvi il contributo che Pierluigi Ciocca ha dato all'analisi dell'economia dei mercati finanziari. Il mio motus animi nasce da una più che trentennale frequentazione, da una comunione di interessi scientifici intermediati da due carissimi amici, Fausto Vicarelli e Guido Maria Rei, un economista monetario e un economista reale, coautori del primo modello econometrico della Banca d'Italia. Ripercorrere i temi di Ciocca sul sistema finanziario equivale per me a ricordare quei grandi maestri che hanno contribuito alla nostra prima formazione. Pescarese di nascita e romano di adozione, Ciocca è da sempre una presenza stimolante ed amica nell'Ateneo Maceratese tutto. Agli inizi degli anni 70 è stato professore incaricato di storia del pensiero economico portato da Alberto Caracciolo nella nostra facoltà di lettere. Alcune sue allieve e tesiste sono oggi professori ordinari di discipline storiche. È stato amico di tutti i docenti della facoltà di giurisprudenza, nella quale in quegli anni si costituì un enclave di giovani economisti che hanno sempre trovato in lui un attento commentatore di progetti e di risultati di ricerca in progress. È stato sempre un relatore attento e stimolante in conferenze che si sono tenute con frequenza almeno biennale in tutti questi anni, prima nella facoltà di scienze politiche e poi in quella di economia. È stato, da brillante economista del servizio studi, da capo dell'ufficio economia internazionale, da direttore centrale delle attività operative, da direttore centrale della ricerca economica. Passando infine agli uffici dell'Acquario, l'area blindata di Palazzo Koch, riservata ai membri del direttorio, quindi da vice direttore generale, ha sempre trovato il tempo e il modo per dialogare con l'università italiana tutta. È stato un vulcano di proposte di ricerca. Ha saputo coniugare l'impegno nell'istituzione con una sollecitazione continua del mondo accademico. Ne sono testimonianza le sue 250 pubblicazioni e la quantità, la qualità e la diversità di studi collettanei dati alle stampe. Li ha promossi su temi rilevanti, talvolta scomodi, coinvolgendo almeno un centinaio di studiosi. Con questi ha sempre condiviso le economie ambientali del servizio studi, vuoi quelle organizzative di Mirella Tocci, vuoi quelle biblioteconomiche di Maria Teresa Pandolfi. All'università ha dato molto. È stato, dicevamo, un docente della nostra università, un docente non pagato, che ha dovuto restituire il compenso ricevuto per gli incarichi prestati. Dalla nostra università ha comunque avuto molto prima d'oggi. A Macerata ha conosciuto la sua compagna di una vita, la signora Maria. La professoressa Campolunghi è stata nei primi anni 70 assistente ordinaria di storia e di diritto romano della facoltà di giurisprudenza prima di migrare a Perugia. Chi vuole affrontare in modo sistematico e compiuto il tema dei mercati e delle istituzioni finanziarie, il loro ruolo all'interno dell'economia e della società, il loro specifico e complessivo funzionamento, deve affrontare innanzitutto il problema dei più efficaci ed efficienti strumenti di analisi. La cassetta degli attrezzi propri dell'economia ha molti comparti, nessuno dei quali è tuttavia singolarmente preso idoneo allo scopo. Il più affine è quello dell'economia monetaria. Su questa pende tuttavia una sorta di spada di Damocle che Sir John Hicks, nostro docente di economia monetaria a Oxford, ci preannunciava. L'economia monetaria è meno astratta di gran parte della teoria economica. Non può evitare un contatto con la realtà che a volte manca in altre parti della teoria economica. Nell'essere economisti, studiosi di fenomeni monetari, si rischia dunque di essere additati dagli economisti puri
quali portatori di un peccato originale o acquisito, quale l'istituzionalismo. L'economia ha trovato, come sempre, la soluzione meno costosa per risolvere questo dilemma, pur pagando costi altissimi. Li ha pagati sia nella teoria dell'equilibrio economico generale, sia in quello della macroeconomia. L'equilibrio economico generale è un fitto reticolo di n soggetti e di m mercati. È progettato da Varras come un palazzo a quattro piani. Nel primo si analizza lo scambio, nel secondo la produzione, nel terzo viene introdotto il risparmio, nel quarto, infine, entra la moneta. L'analisi economica successiva ha cambiato l'ordine dei fattori. Invertendo il secondo con il quarto piano, è cambiato radicalmente il prodotto. La moneta è stata confinata ad essere solo un segno, un numerario e un mezzo di scambio. La costruzione risultante è tanto più tranquillizzante quanto più ci si dimentica dell'esistenza dei piani superiori e con essa dell'esistenza dell'accumulazione del capitale e della circostanza che la moneta è una scorta di valore. La macroeconomia divide il sistema in solo quattro mercati: quello dei beni, quello del lavoro, quello della moneta e quello degli strumenti finanziari. In quest'ambito la teoria pura opera un'amputazione legittimata dalla legge di Varras. Questa afferma che quando i mercati sono in equilibrio, è in equilibrio anche il quarto mercato. Un mercato può dunque essere trascurato nell'analisi. L'oblio cade sul mercato degli strumenti finanziari. In effetti, su questo mercato si scambiano i diritti di proprietà dei beni capitali, che permettono di riscuotere un flusso di profitti. Si acquisiscono i diritti a riscuotere nel tempo un flusso di interesse. Su questo mercato le imprese finanziano i loro progetti di investimento emettendo equity o indebitandosi. Su questo mercato i sentimenti del pubblico e la politica bancaria determinano il tasso di interesse, e questo è il messaggio del Keynes del Trattato della Moneta. Su questo mercato si risolve anche il confronto dialettico tra interesse e profitto, che sdraffa cipone in produzione di merci a mezzo di merci. Un'economia monetaria avulsa dal quarto mercato è di per sé una contraddizione, poiché, sono ancora parole di Sergio Nix, in un mondo di banche e compagnie di assicurazioni, di mercati monetari e borse, la moneta è una cosa ben diversa da ciò che era prima che queste istituzioni sorgessero. In questo ambito, ad un tempo poco rassicurante e molto stimolante, ciocca pone il dito nella piaga dell'economia monetaria, lo pone nel quarto mercato, definisce il suo programma di ricerca che verterà sugli effetti che la struttura finanziaria e il suo modificarsi hanno sulla crescita economica. Muove dall'economia applicata, dalle analisi empiriche di Goldsmith, dalla teoria dell'intermediazione finanziaria di Gary Shaw, dalle lezioni di storia economica di Cameron e Gescancrum. Approda i profili quantitativi di lungo periodo delle strutture finanziarie italiane, al capitale finanziario riproposto da Vitarelli. Si sofferma altresì sul riesame critico dello sviluppo economico italiano nel periodo fascista, sullo studio degli economisti italiani, sulle crisi industriali, sui salvataggi bancari degli anni 30 ed infine sulla nascita della legge bancaria del 1936-1938. Consapevole che la storia non dà lezioni ma determina le condizioni iniziali, ciò che giunge ad una prima conclusione delle sue ricerche degli anni 70, raccolte in interesse e profitto, saggi sul sistema creditizio, afferma che la struttura finanziaria italiana, orientata agli intermediari piuttosto che ai mercati di capitale, è un connotato distintivo dell'economia italiana. Almeno dal 1900, fino al 1936 non vi è evidenza di un tendenziale aumento dell'efficienza e della concorrenza nel sistema bancario, né della funzionalità dei mercati dei capitali in senso stretto. La morfologia e il grado di efficienza del sistema finanziario sono restati mutati dal secondo dopoguerra fino a tutti gli anni 70. L'economia italiana negli anni 70 è un'economia vista, gravata da un latente debito pubblico potenzialmente crescente,
Il sistema creditizio è specializzato territorialmente, funzionalmente, temporalmente, è totalmente pubblico. La banca non è un'impresa, la programmazione del sistema economico attuata attraverso i flussi finanziari ha alterato i meccanismi allocativi del credito. Due crisi petrolifere modificano i prezzi relativi dei beni, inducono la necessità di una profonda riallocazione del capitale fra settori produttivi. La stagflazione è frutto di una crisi da sproporzioni nell'economia reale e alle porte il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro. Occorre, in questo contesto, ridisegnare una nuova architettura del sistema finanziario e creare le condizioni perché si costituiscano anche in Italia canali di finanziamento alternativo a quello rappresentato dal sistema degli intermediari. In Banca, Finanza e Mercato del 1991, ciò che rende esplicita la filosofia e gli strumenti che sono stati impiegati per avviare il mutamento del sistema finanziario. Vero è, sottolinea Ciocca, che la morfologia delle strutture finanziarie risulta correlato allo stadio di sviluppo cui il sistema economico è pervenuto. È altresì vero che la correlazione è tuttavia non strettissima e che quindi la corrispondenza tra gradi di maturità dell'economia e connotati storici del sistema creditizio non è più univoca. In questo ambito si pone dunque, è sempre Ciocca che parla, un problema di ottimo, nel senso che nei diversi assetti che le strutture finanziarie possono assumere concretamente vi è un margine per una scelta basata sulla ricerca di soluzioni di volta in volta migliori. Gli strumenti utilizzati per rimodellare la finanza vanno ricondotti a quelli propri della politica economica. L'attività di intervento e di vigilanza sulla struttura finanziaria è politica economica, non meno importante della politica monetaria volta a regolare l'andamento complessivo dell'economia per contrastare l'inflazione. Ciocca, nell'affermare ciò, ha ben presente la lezione di Federico Caffè, che ha individuato non solo nell'inflazione, ma anche nelle crisi bancarie, i due grandi e sempre presenti nemici del risparmio. Un'interpretazione evolutiva delle leggi bancarie ha permesso, a legislazione vigente, una rivoluzione silenziosa nel sistema creditizio. Sono state modificate le condizioni operative delle istituzioni attraverso un allentamento di vincoli statutari e regolamentari alla loro operatività. Il sistema bancario degli anni 80 non è una foresta pietrificata, ha dei punti di forza. Uno di questi è la separatezza fra banca e industria, posto a fondamento della legislazione bancaria degli anni 30. Un punto di forza che alla fine degli anni 80 sembra vacillare e che Ciocca e Francesco Frasca riaffermano nel suo fondamento teorico ed allocativo, nel suo profilo istituzionale, nel giudizio della migliore tradizione bancaria. E questo sicuramente in cui gli economisti italiani contemporanei e puri scoprono Luigi Einaudi, Piero Sraffa, Raffaele Mattioli e Donato Menichello. Un'alluvione legislativa investe fin dai primi anni 90 il sistema finanziario italiano. Inizia con l'antitrust, continua col testo unico bancario, culmina col testo unico della finanza. Muta l'ordinamento. La banca è oggi un'impresa, è libera di scegliere il suo core business e la sua organizzazione fra gruppo plurifunzionale e banca universale. L'uscita dall'economia mista ed un ampio processo di privatizzazione scandiscono il passaggio dalla banca pubblica alla banca privata. Ciò permette il risanamento e la concentrazione del sistema creditizio in presenza di una maggiore concorrenza ed una più sostenuta stabilità del sistema finanziario tutto. Nella nuova finanza in Italia del 2000, Ciocca mostra come questa metamorfosi sia stata complessa e difficile. Si sofferma sui principi ispiratori e sui risultati ottenuti. L'economia italiana è tuttavia stagnante. Una migliore finanza è solo una condizione necessaria per una più sostenuta crescita dell'economia, non è tuttavia una condizione sufficiente.
Lungi dall'aver concorso a determinare il ristagno dell'economia italiana negli anni 90, afferma Ciocca, il sistema bancario e finanziario, con i suoi mutamenti strutturali, con la sua migliorata performance, ha agito ed agisce nella direzione opposta di sostegno alla crescita. L'ulteriore progresso rappresenterà, in funzione ed efficienza che l'industria potrà arrecare, contribuirà in modo importante alla ricostruzione del potenziale di sviluppo dell'economia italiana. La nuova finanza italiana si chiude in modo provocatorio e per alcuni versi incomprensibile, quantomeno ad un economista puro. Se l'articolo 41 al primo comma se l'articolo 41 della Costituzione al primo comma potesse essere completato, puntini puntini, se gli articoli 25, 95, 96 e 97 del codice civile fossero sostituiti e cancellati, puntini puntini, se l'articolo 2082 venisse altresì riscritto, puntini puntini, allora potremmo concludere noi, il quadro giuridico conterrebbe il concetto di concorrenza. Non è stata quella di Ciocca una provocazione. L'istituzione di un servizio autonomo di diritto ed economia creato nella Banca d'Italia ma fuori dal servizio studi è la testimonianza della cooperazione necessaria fra le due discipline che Ciocca non solo predica e auspica ma pratica. Nei primi anni del XXI secolo la questione economica italiana di nuovo si configura come un problema di crescita e questo problema ci ricorda ciò che in una impietosa analisi fatta con Guido Rey nel 2004 è per sua natura di non facile soluzione. Il messaggio è chiaro, va configurato un nuovo ordinamento dell'economia nella direzione di un'economia di mercato con le regole. In questo nuovo contesto vanno assicurate le coerenze, valorizzate le potenziali sinergie positive fra le principali componenti del diritto dell'impresa, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, della concorrenza, del processo civile e di cognizione, soprattutto esecutiva. Come può l'analisi economica contribuire alla cultura giuridica? E questa è la domanda impertinente che Ciocca ci pone. Posto in termini di un classico della letteratura italiana quale Fontamara di Silone, questa domanda equivarrebbe al quesito: come avrebbe dovuto l'avvocato Don Circostanza affrontare il tema della divisione dell'acqua del ruscello di Fontamara? Un ruscello che nell'interesse superiore della produzione avrebbe dovuto essere deviato dalle terre insufficientemente coltivate dai cafoni verso le terre in cui i proprietari terreni avrebbero potuto dedicargli maggiori capitali. La soluzione di Don Circostanza non è esaustiva ed è meramente redistributiva. Il diritto non può limitarsi a ciò, esso è un'infrastruttura dell'economia ed in quanto tale contribuisce alla crescita e alla creazione del sovrappiù, non può limitarsi alla sua attribuzione. E questo è il messaggio forte contenuto nell'Economia per il diritto, curato nel 2006. Sono ormai passati 25 anni da interesse e profitto, dalle scelte di metodo per l'analisi dei mercati finanziari. L'economista Ciocca ha preso il sopravvento sullo storico Ciocca, che tuttavia non si è mai sopito. Il sodalizio trentennale di Ciocca con Gianni Toniolo ha rinnovato la storiografia e l'indagine economica dell'Italia, partendo dalla nuova serie della rivista di storia economica che fu di Luigi Einaudi. Le vicende economiche del paese sono state ripercorse e reinterpretate nella storia economica d'Italia da loro curata. I primi due volumi, Interpretazione e gli Annali, vengono pubblicati nel 99. I successivi, Mercati e le istituzioni, e infine la conclusione, sono disponibili dal 2005. Un nuovo affresco ed una nuova riflessione sulle vicende economiche italiane è resa disponibile con la pubblicazione del libro Ricchi per sempre del 2007. Il libro è scritto da Ciocca nella ferma convinzione che la storia non è solo un prezioso esercizio di erudizione rivolto al passato,
è parte necessaria dell'analisi e dell'azione di governo dell'economia per oggi, per il futuro. È scritta altresì nella consapevolezza, riproponendo Carlo Maria Cipolla, che il benessere materiale degli italiani non è mai definitivamente acquisito. Noi siamo un popolo che non può permettersi di fermarsi, di accontentarsi di facili successi, come la storia ci insegna, non possiamo sederci sugli allori. Magnifico rettore, ho terminato la mia presentazione del profilo scientifico di uno studioso col quale la ricerca sulla società italiana tutta ha un grande debito di riconoscenza. Mi permetta di ringraziarlo a nome degli economisti italiani e degli economisti maceratesi. Grazie Piero, grazie a tutti per l'attenzione. Bene, ora il professor Giulio Salerno leggerà il dispositivo di conferimento. Allora, nel 19 settembre 2007 il preside della facoltà di economia, il professor Marconi, facendosi interprete di un orientamento generale della facoltà, ha proposto di conferire la laurea honoris causa al dottor Ciocca. Dopo aver illustrato approfonditamente il curriculum del dottor Ciocca, il preside ha proposto alla facoltà il conferimento della laurea honoris causa, con questa motivazione. Il dottor Ciocca, nato a Pescara nel 1941, ha svolto tutta la sua attività professionale nell'ambito della Banca Centrale, e di cui è stato anche vice direttore generale, membro della Società Italiana degli Economisti, direttore della rivista di storia economica, ha sempre coniugato la sua attività professionale con la ricerca. Promotore e coordinatore di molti gruppi di ricerca, ha reinterpretato i tratti salienti della storia economica con un approccio originale e una versione unificante. È autore di numerosissime pubblicazioni ospitate dalle riviste più importanti. Il Consiglio ha approvato all'unanimità. Bene, ora prego il candidato, magari ci alziamo in piedi tutti, di avvicinarsi al tavolo per la proclamazione di rito. Per i poteri conferitici dalla legge, noi professor Luigi Lacchè, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 19 settembre 2007, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca del 9 gennaio 2012, conferiamo a Pierluigi Ciocca, nato a Pescara il 17 ottobre 1941, la laurea honoris causa in mercati ed intermediari finanziari, classe delle lauree magistrali LM77, scienze economiche aziendali. Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge, dato a Macerata a D 20 febbraio 2013. Bene, quindi ora diamo il diploma. Adesso potrei fare anche il commercialista. Secondo la tradizione. Grazie. E infine la cravatta che non può mancare, quindi la, 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 la,
terza taglia. La prossima volta verrà con la cravatta. Bene, ora c'è la vestizione e poi... Prego. È entrato a far parte del corpo accademico della nostra università e in questa veste lo prego di presentare, di pronunciare la lezione doctoralis sul tema dei fattori non economici del progresso economico. Emozionato, lusingato, sono particolarmente grato alla facoltà, all'università, al dipartimento dell'università. Lo sono per più ragioni. Solo alcune dette da chi ha parlato prima di me. Il prestigio dell'Ateneo, soprattutto, i legami personali. Avendo mia moglie, come è stato detto, insegnato qui il diritto romano, al fianco di Luigi Raggi, e io stesso la storia delle dottrine economiche, così si chiamava quel corso, al fianco di Alberto. Caraccio. Infine il mio rapporto di lavoro nella Banca d'Italia con l'allora governatore Ciampi, che pure si intreccia con Macerata. Ho ricevuto dal presidente Ciampi una gentilissima, gratitissima lettera di cui vale leggere, credo, qualche rigo, perché in lode di questo Ateneo. Leggo. Esprimo la mia soddisfazione per il riconoscimento che le viene attribuito dall'antica, illustre Università di Macerata. Se l'età me lo avesse consentito, oggi sarei presente, come nell'ormai lontano 1989, quando l'Ateneo, che la laurea dottore honoris causa, volle conferirmi analogo titolo. Fine della citazione.
Rinnovo quindi il mio grazie più vivo alle persone del Rettore, del Preside e al Professor Mauro Marconi. Proverò, seguendo per brevità, me ne scuso, un testo, a trattare appunto dei fattori non economici del progresso economico. Da Smith e Ricardo, i padri fondatori, la ricchezza delle nazioni è stata il cuore dell'economia politica. Non sorprendentemente, le determinanti sistemiche della crescita sono state sino a tempi recenti ravvisate dagli economisti in variabili d'ordine economico. Dopo Keynes, gli sviluppi teorici sono legati agli eleganti modelli dovuti indipendentemente a un mio insegnante di Oxford, Sir Roy Harrod e a M.C. Dowman. L'idea chiave è che il progresso materiale dipende da tre forze, tutte economiche. Le chiamerò per voi con l'acronimo REI, R-E-I. Il volume delle risorse R applicato alla produzione, il grado d'efficienza E con cui le risorse vengono utilizzate, date le tecniche conosciute, le innovazioni I che esogenamente innalzano la frontiera dell'efficienza e imprimono alla produttività un trend positivo. L'impostazione economicistica non poteva essere modificata dalle teorie della crescita che hanno cercato di rendere endogeno il progresso tecnico. Secondo un altro mio insegnante antico in quella facoltà, solo riuscendovi solo in parte. Dopo la rivoluzione industriale inglese, in soli 200 anni il capitalismo ha moltiplicato per oltre 60 il prodotto mondiale. Di fronte a una popolazione lievitata di oltre 6 volte, il reddito medio dell'umanità, pressoché stazionario per millenni, si è incrementato di 10 volte. Lo stupefacente progresso risulta nell'insieme dei due secoli, cioè considerando i due secoli nella loro media, imputabile per poco più della metà al maggior volume delle risorse impiegate, beni capitali soprattutto, e per poco meno della metà all'innalzamento della produttività. Ma il capitale e gli altri input hanno contato tendenzialmente sempre meno nel volgere dei due secoli. Fra le economie di oggi, due terzi della varianza nei livelli del prodotto per addetto e una parte anche maggiore della varianza nei suoi ritmi di incremento sono imputabili alla qualità del produrre, non al volume delle risorse utilizzate. Qualità, oltre a REI, deve esservi dell'altro. Gli economisti non hanno mai escluso, in verità, che le variabili non economiche possono influire. Basti riandare allo Smith, economista, giurista, maestro di retorica e belle lettere, filosofo. Nel 1951 lo stesso Domar, economista matematico, avvertiva che, cito, lo sviluppo economico è determinato dalla struttura fondamentale della società. Una teoria completa dovrebbe includere l'ambiente fisico, l'assetto politico, gli incentivi, i metodi educativi, il quadro istituzionale, la propensione alla scienza, al cambiamento, all'accumulazione. Fine della citazione. Non di meno, forse nel nome del rigore analitico a cui sanamente tendono, i moderni teorici della crescita si sono a lungo astenuti dall'inoltrarsi lungo i terreni del sociale, forse da loro considerati scivolosi. Nell'estendere le possibili determinanti dello sviluppo alle variabili metaeconomiche, un apporto importante è stato offerto dagli storici. Carlo Cipolla, già evocato, non si stancava di ripetere che, cito,
Per spiegare il funzionamento e la performance di una data economia, lo storico economico deve prendere in considerazione tutte le variabili, tutti gli elementi, tutti i fattori in gioco, e non solo le variabili ed i fattori economici. Fine della citazione. Negli ultimi anni gli storici dell'economia hanno molto avvicinato, io credo, fra loro la storia e la teoria della crescita. Hanno indotto gli economisti a rendere i loro schemi meno semplificanti, meno astratti, soprattutto li hanno orientati a porsi davvero concretamente di fronte ai fatti, per spiegarli, senza limitarsi alla ricerca di leggi generali, a questioni quali steady state, dinamica in equilibrio, ovvero in squilibrio, progresso tecnico neutrale o non neutrale, golden rule, regola aurea. Molti nomi di storici economici potrebbero farsi, non pochi di italiani, oltre a Cipolla. E alcuni sono qui presenti, il mio sodale Gianni Tognolo, devo evocarlo, non posso non evocarlo. Fra i motori dell'esperienza di crescita del passato, Douglas North ha esaltato il ruolo delle istituzioni, riduttrici per lui dei costi di transazione. Quindi legalità, proprietà, contratto, responsabilità civile. Landes e Mokyr hanno insistito sulla cultura, non la weberiana cultura protestante, ma l'illuminismo anglosassone, scientifico e pragmatico, volto alla soluzione dei problemi urgenti, concreti della società. McCloskey ha spinto il rilievo dell'ideologia sino a far dipendere il progresso economico, sì, da mercato, impresa, innovazione, ma soprattutto dalla svolta culturale degli ultimi due o tre secoli, allorché quella che McCloskey chiama retorica è giunta a pensare e a parlare in positivo della società borghese. Vi è infine la politica. Essa promuove, ovvero ostacola, l'affermarsi delle istituzioni e il diffondersi della cultura, ma favorisce o frena la crescita anche in via diretta. Diversi storici, cito Eric Jones, hanno riguardato la politica come un impedimento, come un ostacolo, fonte di pratiche predatorie da cui l'iniziativa dei privati non sempre ne riesce a svincolarsi. Quindi cultura con la C maiuscola, istituzioni con la I maiuscola, politica con la P maiuscola, che chiamo CIP, cioè CIP, sono state ampiamente e variamente evocate dagli storici nel reinterpretare la rivoluzione industriale, la primazia europea, i ritardi secolari e poi il fulmineo recupero di Asia e Cina, il successo americano, la sconfitta socialista, il diverso benessere delle nazioni e financo i dislivelli di reddito interni ai singoli paesi. È colpa dei normanni, diceva Carlo Cipolla, del divario del sud della penisola italiana rispetto al centro-nord. Problema sempre delicato è quello della direzione del nesso causale, ovvero della reciproca interazione fra REI e CIP, tra variabili economiche e variabili non economiche. È naturalmente il problema che Marx pose, assegnando prevalente rilievo alla cosiddetta struttura rispetto alla cosiddetta sovrastruttura. Per lo più gli storici economici odierni tendono a rovesciare l'indicazione di Marx. I fili delle culture, gli assetti istituzionali, i modi della politica hanno spesso radici che preesistono al capitalismo contemporaneo. Nel linguaggio degli econometrici si tende da questa storiografia a guardare a CIP come un insieme di variabili strumentali influenti da molto lontano sull'economia. Da ultimo, gli economisti non sono stati sordi alla sollecitazione che proveniva dagli storici. Teorizzare sì, ma anche misurarsi con i fatti dello sviluppo e del sottosviluppo, non fermarsi al REI, ma avventurarsi nel meta economico.
tradizionale pertinenza di altre scienze sociali. Seleziono dalla migliore letteratura recente che io conosco i contributi di due studiosi insigni, Daron Acemoglu, pronuncia difficile, e di Ronald Coase, entrambi contributi del 2012. La tesi di Acemoglu è che la crescita dipende dagli incentivi a risparmiare, investire, cercare l'efficienza, ideare, innovare. Gli incentivi, a propria volta, dipendono dalle istituzioni economiche. Le istituzioni economiche dipendono dalle istituzioni politiche, dalla politica. La politica dipende dalla storia. Vi è crescita se dalla storia, anche casualmente, emergono istituzioni politiche ed economiche che Acemoglu definisce inclusive. Pluralismo, sicurezza della proprietà privata e dei contratti, ordinamento giuridico imparziale, beni pubblici, libertà d'entrata e di scelta per i produttori. Le nazioni invece falliscono, come dice lui, se dalla storia emergono istituzioni politiche ed economiche extractive. La concentrazione del potere consente allora ai gruppi che lo detengono di sottrarre risorse al resto della società. Anche quando le élite rivolgono quelle risorse allo sviluppo economico, lo impongono dall'alto e il successo non sarà durevole. La geografia e la cultura non sono per Acemoglu decisive. Decisive sono le istituzioni. Lo confermerebbe una casistica storica addirittura di millenni. La rivoluzione industriale in Inghilterra, a cultura e geografia invariate, sarebbe figlia delle istituzioni democratiche scaturite dalla gloriosa rivoluzione politica del 1688, dalla vittoria del Parlamento e di Guglielmo d'Orange su Giacomo Stuart. In Cina l'economia sarebbe passata dall'arretratezza allo sviluppo frenetico dopo che Deng Xiaoping e i riformatori ebbero con saggezza trasformato in inclusive le extractive istituzioni politiche ed economiche maoiste. La tesi di Ronald Coase, che come sapete è un illustre premio Nobel per l'economia, è simile a quella di Acemoglu, ma diversa. La Cina è divenuta sì capitalista quando le istituzioni sono mutate, diciamo, verso l'economia di mercato, ma il cambiamento non sarebbe disceso da un disegno politico. Si sarebbe sprigionato dal basso, dal profondo della società. Il vertice politico lo avrebbe solo consentito con il pragmatismo dell'antica cultura confuciana. Come l'istituzione impresa, secondo Coase, sorge quando surroga un mercato affetto da costi di transazione, così lo spontaneo attivismo del popolo cinese, pressato dalla fame, avrebbe costretto la politica a conformare le istituzioni al modo di produzione capitalistico. Al ruolo della cultura, Coase affida anche il futuro dell'economia cinese. Il sistema imploderà, fallirà, direbbe Acemoglu, se in Cina mancherà di affermarsi un, così Coase lo chiama, mercato delle idee. Ostacola questo mercato, secondo Coase, il burocratismo delle strutture scolastiche, l'ostacola un ordinamento giuridico che non rende i cittadini uguali di fronte alla legge e non garantisce che nessuno sia al di sopra della legge. Con argomenti diversi, anche il nostro amico Ignazio Musu ha spiegato come il dilemma cinese consista oggi e in prospettiva nell'affiancare l'apertura politico-culturale all'apertura economica. Ora, ricerche quali quelle di Acemoglu e Coase, un pregio enorme, per questo le ho evocate, estendono i confini dell'indagine economica, non sciolgono naturalmente tutti i dubbi. Acemoglu, a mio avviso, sottovaluta la non identità di mercato e capitalismo. Il mercato esiste da millenni, il capitalismo moderno, solo da 3 secoli. Nulla provano i riferimenti agli Azzechi o a Roma antica.
Le istituzioni del passato, pensate al diritto romano, anche quando preludono alle attuali, si applicavano a modi di produzione dotati di mercato, ma non capitalistici. Caccia e raccolta, neolitico, assiro-babilonese, è affascinante questo, schiavistico, feudale, mercantile. Il problema economico consisteva, in quei sistemi, nel miglior utilizzo una tantum di risorse date, attraverso il comando, la cooperazione e lo scambio. Nel capitalismo, come loro sanno, sono invece cruciali l'accumulazione, i capitali fissi, il loro ammortamento, che è importantissimo, l'innovazione, l'allocazione dinamica delle risorse. Acemoglu sottovaluta l'intreccio delle sue predilette istituzioni e della stessa politica con la cultura. Trascura i casi, come quello nord-sud dell'Italia unita, in cui istituzioni identiche, almeno formalmente, hanno coesistito con livelli e ritmi di sviluppo economico molto diversi, spiegabili quindi solo su altre basi. Da parte sua, Coase tratta con altra finezza, a mio avviso con finezza ben maggiore, i legami fra istituzioni, politica e cultura nel contesto cinese. Ma anche egli non sfugge, perché è difficile non sfuggire, io credo, alla difficoltà di distinguere tra spinta dal basso e pressione dall'alto, imposizione dall'alto, nel mutare delle istituzioni. Un difetto comune a entrambi gli studi, di Acemoglu e Coase, è quello di limitare lo scavo a due strati, ai due strati che ho evocato, Rei e Cip, saltando un ulteriore strato intermedio. È lo strato delle variabili, forse ancora principalmente economiche, attraverso cui risorse, efficienza e innovazione, Rei, le determinanti prossime della crescita, sono influenzate dalla cultura, dalle istituzioni, dalla politica. Queste variabili intermedie sono potenzialmente numerose e possono assumere configurazioni diverse, specifiche, storiche, a ciascun paese, insomma, a ciascuna economia. Faccio mia una indicazione di metodo di Luigi Pasinetti e provo ad argomentare con riferimento alla vicenda che ho più studiato, quella italiana. L'invito di matrice ricardiana di Pasinetti è a non confondere i piani, ad analizzarli separatamente per poi meglio connetterli. È consigliabile quindi distinguere i profili economici che Pasinetti, specie di Riccardo, chiama naturali e primari della crescita dalla organizzazione della società. Nell'Italia unita la crescita, come loro sanno, è stata particolarmente rapida in due fasi, insomma, nell'età giolittiana e nel miracolo economico. È stata lenta nel periodo del povero Crispi, nel 1800, cioè 87-900, negli anni 30 del secolo scorso, nel ventennio post-92, che è un lungo ventennio perché ancora continua, e io temo che continuerà ancora, speriamo non per molto. Le determinanti economiche racchiuse nell'acronimo REI, cioè il primo strato, hanno agito con segno positivo nelle prime due fasi, con segno negativo incerto nelle altre. Questo è particolarmente vero per l'innovazione. Il progresso tecnico ha contribuito per circa due terzi, quindi moltissimo, alla crescita del prodotto interno lordo italiano nel 1900-1913 e nel 1950-70, mentre il suo contributo è stato modesto o nullo nei periodi di stagnazione o di crescita rallentata. Con la parentesi, per arrivare a questi numeretti, decenni e decenni di ricerche empiriche, econometriche e perché no, storico-teoriche. Ma la domanda resta, perché ciò è avvenuto? Perché ciò? Le mie modeste ricerche mi hanno portato a individuare, qui entriamo in un certo, le mie personali speculazioni, a individuare quattro fasci di forze che hanno in modo alterno influito su REI, cioè sulle determinanti economiche di primissima approssimazione della crescita italiana. Finanza pubblica,
infrastrutture fisiche e immateriali, grado e forme della concorrenza, dinamismo d'impresa. Sono quattro, diciamo, variabili ancora economiche, se non naturali e primarie come vorrebbero Riccardo e Pasini. Insomma, un secondo strato, a valle direi, a monte di cippo. Nelle due fasi di crescita rapida la finanza pubblica è stata in equilibrio, le infrastrutture sono state adeguate, la concorrenza è stata intensa, il dinamismo d'impresa vivace. Il contrario è avvenuto nei tempi della crescita lenta. Il contrario, ahimè, avviene oggi. Quanto al terzo strato, cultura, istituzioni e politica hanno a propria volta influito su questi quattro fasci di forze economiche intermedie, orientandole in senso positivo nei periodi di crescita rapida, orientandole in senso negativo negli altri periodi. Esemplifico brevissimamente con l'età giolittiana, che è una mia passione senile, insomma. Allora la cultura degli italiani avanzò in quantità e qualità. In numero crescente gli italiani usufruirono di scuole, università, altre opportunità di imprendimento, penso per esempio alle cattedre ambulanti in agricoltura. Vi fu vivace contrasto, dialettica, tra positivismo, idealismo, marxismo, come pure fra impostazione scientifica e impostazione umanistica. Quando tu arrivi al Politecnico di Milano, insomma, comprendi, per esempio. Sul piano istituzionale si realizzò una più larga partecipazione delle masse, come si deve dire, del popolo, alla vita comune. Mentre lo Stato, se doveva garantire l'ordine pubblico, si dichiarava finalmente neutrale di fronte al conflitto di classe. I carabinieri di Giolitti smisero di sparare agli operai e ai contadini in sciopero. In politica economica Giolitti equilibrò i conti pubblici, potenziò le infrastrutture, riaprì ai rapporti con l'estero dopo la chiusura antifrancese, lasciò apprezzare il tasso di cambio, promosse la concorrenza tra le grandi imprese. Qualcosa di analogo, mutato ciò che c'è da mutare, avvenne nel secondo dopoguerra. Nelle infrastrutture immateriali, quella che un economista americano che io stimo molto, che si chiama Robert Hall, chiama la social infrastructure, insomma l'infrastruttura sociale. Tra le infrastrutture immateriali, il diritto rileva in modo particolare. Sulla scia di Robert Hall, una mole crescente di ricerche, financo statistiche econometriche, qui mia moglie non ridisce questa applicazione dell'econometria al diritto, cose che Giustiniano non faceva. Sulla scia di Hall è venuta confermando questa mole di ricerche che il diritto, insomma, hanno scoperto l'ovvio, ha un forte impatto, positivo o negativo, a seconda delle sue forme, su produzione e produttività. Una rilevanza speciale assume in queste analisi la cornice istituzionale della industria finanziaria, sulla quale io dico pochissimo perché non ho raccontato tutto quanto si poteva dire per quanto riguarda il mio modesto contributo a questi temi. Banca, borsa, assicurazione, se meglio conformate e più efficienti, possono aggiungere anche un punto percentuale, che è moltissimo, al tasso di crescita del reddito pro capite. Secondo i miei calcoletti, il nuovo assetto istituzionale e strutturale, quindi non solo istituzionale, va detto, istituzionale e strutturale, a cui il sistema finanziario italiano è pervenuto tra il 1980 e il 2000, di cui Mauro Marconi ha detto molto, ha avuto un effetto positivo di impatto dello 0,3% l'anno sull'incremento del prodotto pro capite del nostro paese. È un prodotto pro capite che in quel ventennio iniziava a scivolare.
si avviava questa drammatica scivolata che ci ha portato a valori negativi, in quel ventennio si scende al di sotto, ben al di sotto del 2% l'anno. Ora 0,3 può sembrare poco, in realtà non è poco. A questa vera e propria, io l'ho chiamata metamorfosi, insomma, c'è una brevissima parentesi, no, non la faccio, degli intermediari e dei mercati finanziari di quegli anni, la Banca d'Italia, in particolare la Banca d'Italia del già evocato governatore Ciampi, dedicò le sue migliori energie. È stata una fatica terribile, economiche, giuridiche e, perché no, politiche. L'effetto esercitato da quella che Giuseppe Capograssi e Riccardo Orestano denominarono esperienza giuridica, le norme ma anche la giurisprudenza e la dottrina, è variamente quantificato in queste ricerche empiriche. Risulta non di meno sistematicamente significativo nello spiegare gli scarti dalla media della ricchezza fra le nazioni. Alcune stime hanno registrato un effetto di diversi punti percentuali sui livelli del prodotto pro capite, sui livelli, e di oltre un punto percentuale sui suoi ritmi, sui suoi tassi di crescita. E come loro sanno, è viva la discussione, è interessantissima, su quale sia l'ottimo diritto per l'economia. Prevale l'idea che il common law, nelle sue articolazioni, sia più funzionale del civil law nelle sue articolazioni. Io considero queste generalizzazioni rispettabilissime, perché possono non convincere. Forse è più saggio nelle scelte di politica del diritto, quindi ius, come si dice, condendum, è riconoscere il rischio di crisi di rigetto nel trapianto degli istituti giuridici fra paesi e ispirare le riforme a un criterio di conformità delle soluzioni giuridiche agli specifici tratti strutturali di ciascuna economia. Insomma, più che l'ottimo diritto, questo è il mio slogan, me ne scuso per la sua natura di slogan, più che l'ottimo diritto per qualsivoglia economia va ricercato il diritto a concio, adeguato alle esigenze di quella determinata economia. L'economia italiana, oltre ai problemi di finanza pubblica e alla difficoltà di fuoriuscire dalla più profonda depressione di domanda effettiva della sua storia, Seconda Guerra Mondiale a parte, vive da anni una deriva nella produttività. Nel 1992 la produttività delle imprese manifatturiere italiane, cioè la crema del sistema produttivo italiano, era pari all'85% di quella tedesca. Insomma, non era molto diversa. Nel 2013 a malapena essa raggiunge il 60%, quindi da un rapporto relativo dell'85%, siamo caduti al 60%. Una delle ragioni per cui le non moltissime imprese italiane medio-grandi in grado di innovare sono ostacolate, impedite dal farlo, è il diritto dell'economia. Nelle graduatorie della Banca Mondiale, gli assetti giuridico-istituzionali rilevanti per la produttività pongono l'Italia all'87esimo posto nel globo. Queste graduatorie sono semplificanti, non di rado fondate su analisi affette da limiti molto seri, ma non sono da sottovalutare, al di là della loro stessa fondatezza, perché fanno opinione nei mercati. Insomma, ciò che appare è spesso più importante dei fondamentali. Orientano i capitali. Ecco, a mio avviso il riflettore andrebbe acceso su 6 blocchi dell'attuale ordinamento dell'economia, che Mauro Marconi forse ha già evocato: societario, insomma, diritto dell'impresa più in generale, crisi dell'impresa, processo civile, risparmio, concorrenza, opere pubbliche. Per ciascuno di questi blocchi io sogno che, naturalmente nel rispetto
della sacra disciplina comunitaria, venga identificata la finalità economica essenziale a cui ciascun blocco è chiamato. Su questa base andrebbe indicata la direttrice da seguire eventualmente nel riformarlo. Essenziale è la visione d'assieme, la cura delle coerenze, delle sinergie tra questi blocchi, secondo un'analisi integrata, non racchiusa nei confini delle tradizionali partizioni della cultura giuridica. Io ho scritto queste parole generalissime, facile a dirsi, anche sulla base di una mia modestissima esperienza quando lavoravo alla Banca d'Italia, insomma, di contributi a monte del Parlamento di riforma di blocchi dell'ordinamento giuridico. Ricordo questa riforma del diritto societario parziale che abbiamo fatto qualche anno fa, questa riforma di quelle che molti continuano a chiamare procedure concorsuali, naturalmente del testo unico sulla banca e del testo unico sulla finanza. E la mia modestissima esperienza di tecnico in questo ambiente, di giuristi ed economisti che prospettavano soluzioni al Parlamento, appunto mi ha indotto a scrivere queste frasi. Quindi la visione d'assieme, tenere davvero conto di come è fatta l'economia italiana, 5 milioni di imprese, 5 o 6 con più di 15.000 addetti, per esempio. E qui concludo, mi scuso moltissimo, propinandovi in pillole la mia soluzione. Quindi se io fossi il legislatore, blocco per blocco. La normativa dell'impresa dovrebbe ricercare un bilanciamento nuovo fra tutela degli amministratori e tutela dei partecipanti al capitale e degli stakeholders. Le imprese italiane sono piccole, soprattutto sono poco inclini alla crescita dimensionale e qualitativa. Di ciò preso atto, va quindi riconosciuta l'autonomia di chi le dirige. Agli altri interessi coinvolti, compresi quelli di azionisti e finanziatori, è forse da riconoscere, come diceva Albert Hirschman, più exit che voice. Azionisti, creditori, altri finanziatori, questo è il mio secondo blocco, vanno tutelati dal diritto del risparmio, che è stato recentemente riformato, dicevamo, io dicevo al professor Marconi, in modo improvvido. Devono essere in primo luogo meglio informati, azionisti, creditori, altri finanziatori, non da bilanci falsi, affinché non incorrano in rischi eccessivi e in impropri comportamenti dei soggetti finanziati, occorrono migliori regole, va senza dirlo, ma queste regole da sole, a differenza di quanto molti miei amici ritengono, non possono bastare. Devono integrarsi, a mio avviso, con la discrezionalità amministrativa dei supervisori di banca e finanza, a cominciare dalle banche centrali. Fino alla crisi Lehman, questa discrezionalità si era ristretta anche in Italia. Insisto nell'affermare che questa discrezionalità va invece ammessa, ampliata, presidiata dalle norme e dalla magistratura. Nelle crisi aziendali andrebbe ulteriormente promossa la tempestività nella riallocazione contrattuale e non concorsuale delle risorse. È opportuno potenziare ulteriormente gli incentivi ad attivare per tempo le modalità del risanamento. Il punto è molto semplice ma importantissimo. Concordati, piani, accordi di ristrutturazione dei debiti. Farlo quando il profitto flette, ma non è sparito. Farlo prima delle perdite, farlo prima dell'insolvenza, prima del fallimento. Nel processo civile la brevità e la certezza dei tempi nella soluzione delle liti che coinvolgono imprese sono essenziali. Non arrivo a dire che debbano far premio, ma sono quantomeno importanti quanto la ricerca della giusta soluzione, della giusta sentenza finale.
Il diritto antitrust, il già evocato articolo 41 della Costituzione, qui il mio disaccordo per esempio con un amico carissimo che è Sabino Cassese è totale, perché Sabino dice sta in Bruxelles, il concetto di cui vengo a parlare. Il diritto antitrust, l'articolo 41 dovrebbe responsabilizzare l'impresa privata affinché faccia conto solo su se stessa. Le imprese inefficienti non debbono trovare protezione in qualsivoglia forma. Occorre promuovere davvero la concorrenza dinamica a colpi di innovazione, ancor più della concorrenza statica di prezzo. Il diritto pubblico, questo è l'ultimo tassello del mio schemino, è chiamato a ridurre i costi, ad accorciare i tempi, ad assicurare la qualità delle grandi opere infrastrutturali. Occorre tornare, a mio modestissimo parere, sin dalla Costituzione, a centralizzare la scala delle priorità dei progetti di investimento di opere pubbliche. Si dovrà semplificare, non mi chiedete come, la giungla dei momenti in cui si articola il procedimento amministrativo italiano. La riforma organica, vado a concludere, del quadro giuridico rappresenta, credo, una delle tre fondamentali linee d'azione che i nostri governi per un ventennio hanno mancato di seguire. Dovrebbero, io credo, invece seguirle per contribuire al ritorno alla crescita di un'economia italiana ristagnante dal 92 e che nel 2013 produrrà l'8% in meno di quanto produceva nel 2007, con 1 milione di senza lavoro in più e 500 miliardi di reddito nazionale, di prodotto potenziale dell'economia italiana, dissipati da allora. Le altre due linee d'azione, complementari al ridisegno del diritto dell'economia sul quale mi sono diffuso, sono riassumibili nell'orientare le imprese a ricercare il profitto attraverso la produttività e in un consolidamento, e di questo si tratta, dell'equilibrio di bilancio, che io credo sia stato raggiunto. Questo consolidamento è imperniato però sul freno della spesa corrente non sociale, non pensioni sanitarie, per semplificare, ma consumi intermedi, numero dei dipendenti, trasferimenti vari, così da fare spazio agli investimenti in opere pubbliche, in opere infrastrutturali e alla graduale, prudente riduzione di una pressione tributaria divenuta davvero soffocante, anche perché sperequata. Equilibrio di bilancio, adeguate infrastrutture materiali e immateriali, un contesto concorrenziale, questi sono i primi tre fasci di forza, rientrano nel dominio della politica. Perché l'economia italiana torni a crescere, dovrà tuttavia porsi anche la quarta condizione, che non appartiene al dominio della politica, cioè la capacità, propensione delle aziende italiane di esprimere in autonomia imprenditoriale il dinamismo dimensionale e qualitativo che nell'ultimo ventennio ha clamorosamente latitato. Sul piano del metodo, la law and economics anglosassone può essere di utilità, ma io credo entro limiti. Il problema italiano, se comprendo bene, è un problema di efficienza dinamica, problema di crescita, non di efficienza statica soltanto. L'economia neoclassica, che come voi sapete è la comune base teorica dei diversi ceppi della cosiddetta analisi economica del diritto, dal Posner prima della sua conversione, insomma dal Posner prima maniera, a Calabresi e a tanti altri, i filoni sono molti, questa l'economia neoclassica è più a suo agio col tempo logico che non col tempo cronologico dell'economia, con la sua dinamica. La cultura economica italiana può, io credo, dare molto
perché è tra le più ricche e varie nello scenario internazionale. Cioè un suo pregio è l'articolazione delle impostazioni e dei punti di vista. Non è monoculturale. E poi non si esaurisce questa cultura economica italiana nelle sue origini neoclassiche, pur nobilissime. Concludo, le terre di confine, le intersezioni fra economia e diritto, questo è il senso del mio noioso discorso, sono potenzialmente fertilissime per l'analisi, cioè è interessante studiarle queste cose, ma anche per la politica del diritto, per la politica economica. In Italia, nella cultura italiana, il rapporto fra le due discipline, economia e diritto, fu in passato molto stretto. Credo che si stia stringendo di nuovo e deve tornare a stringersi, a cominciare naturalmente da questi luoghi, dalle università. Le facoltà di giurisprudenza, io continuo a chiamarle facoltà, non so se, di scienze politiche e di economia. L'università di Macerata, che ebbe l'insegnamento di Maffeo Pantaleoni, come sancì Piero Sraffa il principe, questa fu l'espressione di Sraffa nell'obituary per Pantaleoni 1924, il principe degli economisti italiani, io aggiungo neoclassici italiani. L'Università di Macerata saprà recare, ne sono certo, un contributo prezioso secondo la sua migliore secolare tradizione. E in questo spirito che io unisco all'auspicio, il mio rinnovato grazie al magnifico rettore, al preside e al corpo accademico e a tutti voi che con tanta pazienza e cortesia avete ascoltato. Grazie. Grazie.